A stagione già inoltrata, sempre più comuni corrono ai ripari, disponendo e accelerando interventi di pulizia dei torrenti, troppo spesso causa di allagamenti e catastrofi. Anche il comune di Gioiosa Marea non vuole farsi trovare impreparato. Sono infatti stati completati i lavori di manutenzione e pulizia dei torrenti Saliceto e Girolmo nella frazione di San Giorgio di Gioiosa Marea. Interessato da interventi di pulitura, sgombero e sagomatura anche il torrente Casini. Gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e di idraulico sono stati realizzati con verbali di sommorgenza, dopo attenti sopralluoghi e relazioni dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile, al fine di liberare gli alvei e le foci da vegetazione e detriti, prevenendo così eventuali intasamenti e possibili allagamenti dei centri abitati. Inoltre, nei giorni scorsi si è tenuto un incontro presso la sede dell'Ufficio del Genio Civile di Messina, alla presenza dell'ingegnere capo Leonardo Santoro e dei sindaci di Gioiosa Marea Edoardo Spinella, di Piraino Gina Magnacci, di Sant'Angelo di Brolo Basilio Caruso ed infine di Montagna Reale Anna Sidoti. La riunione è servita da amministratori e tecnici per fare il punto della situazione sullo stato dei corsi d'acqua dei relativi territori e programmare quindi i lavori da effettuare per scongiurare fenomeni di esondazione e allagamenti. Intanto, lo stesso ufficio del Genio Civile di Messina ha inviato all'Assessorato regionale Territorio e Ambiente un progetto di intervento di messa in sicurezza del torrente Zappardino, che era stato già oggetto nel 2013 di importanti interventi di risagomatura e pulizia, grazie a una convenzione tra il comune di Gioiosa Marea e l'ESA.